Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad una nuova video recensione del Testatore. Oggi su consiglio di zio di Iker Fo, tramite il nostro canale YouTube, ho preso 5 diversi pacchetti di crackers. Partiamo dal primo, Carrefour, immancabile, a lievitazione naturale. Poi abbiamo Tre Mulini, un prodotto discount. Ca Bianca, un altro prodotto discount. Preso questo da Simpli, mentre Tre Mulini l'ho preso da Eurospin. Poi il Mulino Bianco, Arcinoto. E ultimo Pavesi, cracker salati in superficie, tutti quanti. Dopo aver spacchettato tutto quanto, possiamo procedere all'assaggio. Allora, partiamo dai Gran Pavesi, che sono gli unici che hanno il pacchettino marcato, magari così, ecco, che è un po' più bello. E sono gli unici cracker, tra tutti questi che abbiamo qua, senza olio di palma. Dunque, apriamo, vi faccio vedere. Questo è il cracker. Ok. Bello croccante. Non sembra male. È piuttosto friabile. E è anche abbastanza salato. Andiamo al numero 2. Mulino Bianco, prodotto da Barilla. Con... aspettate, questa mi ero promesso di farla vedere. Alla voce che cosa c'è? Leggete: solo materie prime eccellenti, accuratamente selezionate e controllate. Quindi il secondo ingrediente qual è? Olio di palma. Cioè, ma potrete, davvero. Comunque bello il disegnino, classico, che adesso andrò a mostrarvi, come al solito, del Mulino Bianco. Vediamo se si vede. Sì. Fatto a basso rilievo praticamente sul cracker. Sembrano un po' più scuri degli altri. Un pelino più duro. Un attimino troppo duro. Non troppo saporito, però ben salato. Prodotto numero 3, comprato al discount, Ca Bianca. Eccolo qua. Bel pacchettone gigante. Sono già un po' tutti rotti, però beh, quel che l'è. E non ce n'è un intero, vabbè. Questo è il prodotto. Vediamo se riesco a mostrarvelo un po' come si deve. Ok. Duretto anche questo. Proviamo. Anche questo cracker è piuttosto duro. Però il sapore non è male. Anche se si sente un po' il sapore del posso. Ed è piuttosto salato. Tre Mulini, altro prodotto discount. Andiamo all'apertura qua. Confezionato sicuramente meglio dell'altro, che erano già tutti rotti. Questo è il cracker. Non male. Sembra piuttosto morbido. Non il massimo come sapore, comunque sicuramente raggiunge la sufficienza. Peccato che non abbia un granché di sale in superficie. Ultimo prodotto, il nostro amato Carrefour. Questa è la confezioncina.
Non male anche il confezionamento di questo Carrefour. Sembra friabile. Assaggiamo. Anche questa volta ha un sapore leggermente di pane posso e manca un pelino di sale. Bene ragazzi, dopo vari assaggi e test siamo arrivati alla classifica finale. Partiamo dal quinto posto come al solito, gli ultimi più sfigati, ahimè questa volta Carrefour non ha fatto un gran lavoro. Difatti, oltre a sapere di posso, che non è sicuramente un punto positivo, non hanno niente di buono, nel senso che anche il sapore non è un granché e non sono salati in superficie, come dico io, ecco. Sono poco salati secondo me. Punto a sfavore. Soprattutto anche la consistenza non è il massimo, sembrano piuttosto durini più che croccanti. Va bene, quindi via. Quarto posto, Cabianca, che, oh mamma, si è anche rotto, va bene. Quarto posto Cabianca, ricordo, comprato alla Lidl. Perché è arrivato quarto? Perché ha comunque un sapore di posso non indifferente come il Carrefour, però in più perlomeno questi sono salati. Buona anche la consistenza, ma il sapore di posso è un po' troppo forte, soprattutto all'inizio si sente. Per cui ciao ciao, quarto posto. E siamo arrivati anche quest'oggi al momento del podio finale. Terzo posto, ce l'ho qua, Mulino Bianco. Come mai? Allora, io devo dire la verità, l'avrei messo anche quarto posto, perché secondo me dei cracker poco salati come questi non vanno da nessuna parte. A me piace mangiarli da soli i cracker, quindi prendo il pacchettino e me ne mangio uno alla volta e sembra pane. Sì, il sapore non è male, buona anche la consistenza perché è bello croccante. Però secondo me il fatto che non siano salati in superficie, come c'è scritto, cioè non è che non sono salati, non sono salati come dico io, quello è il fatto. Comunque butto a sfavore, per cui terzo posto. Secondo posto, perché sono molto simili al Mulino Bianco, ma sono un po' più salati, Tre Mulini. Buona la consistenza. Belli anche da vedersi i cracker, erano belli croccanti, per cui secondo posto. Primo posto per oggi, Gran Pavesi. Bella anche la confezione, col rosso e tutto quanto, appariscente. È arrivato primo oggi Gran Pavesi perché comunque fornisce un prodotto, prima cosa, che noi lo apprezziamo sempre un sacco, è un po' più grande degli altri perché è un po' più largo, è anche più gonfio, quindi è un bel prodotto, è marchiato, che non è male, cioè ci hanno speso almeno un minuto per fare uno studio, diciamo, su sta roba. E il fatto comunque che il cracker sia un po' più gonfio gli conferisce una croccantezza, una friabilità, più che altro è friabile comunque, che non è dispiacevole, e il sapore è ottimo, perché è proprio un buon sapore. Ha un buon equilibrio anche con il sale, per cui diciamo che ci siamo. Ecco. Anche per oggi è tutto ragazzi, se il video vi è piaciuto come al solito mettiamo un like, se volete farci conoscere condividete pure a tutti quanti, se avete dei commenti metteteli sotto al video, che io cerco di rispondervi al più presto. Se avete dei suggerimenti uguale sotto al video. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao dal testatore.